Ragazzacci del web, un salutone da un bacio e benvenuti in un nuovo video sul canale. Quest'oggi, ragazzacci, vi presento Drake Hollow. Caspita, Drake Hollow, non l'ho capito, ragazzacci. È un gioco un po' particolare, un misto fra un survival, un costruzione di base e un gestionale, però c'ha una grafica che mi ha triggerato ad un bene, ragazzacci, che ho deciso di portarvi perlomeno un video. Se vi piacerà come mi ha intrigata a me, magari ci facciamo anche una serie sopra. Fatemelo sapere con un commento e vediamo come va. Direi di iniziare subito con una nuova partita. Facciamo la campagna, ovviamente, e facciamo giustamente quella classica, normale. Parte con questa intro un po' così. Mi piace molto lo stile grafico, disegnato, non troppo particolare. Vediamo, sembrerebbe una ragazza che guarda il cellulare annoiata, quando poi sembrerebbe succedere qualcosa di strano, particolare. E se vedete il personaggio, credo che sia perché l'ho già creato io per capire un po' come funzionava la faccenda. O meglio, ho già fatto una partitina introduttiva, mi ha triggerato bene e quindi ho già creato un personaggino. Ce ne sono alcuni disponibili, non è che ci siano grosse scelte, però non mi dispiaceva. Allora, dobbiamo evidentemente seguire questo corvo, che non ho capito bene la sua utilità. Ha una cosa differente, un patto da farci, e insomma lo dobbiamo seguire all'interno di questa foresta. Ora, qui arriva la parte interessante. Lui ci parla. Come potete vedere è un corvo strano, un corvo che ha una bussola attaccata al collo con gli occhi verdi. Cosiddetto wise corvo, o meglio corvo saggio, ci dice: ehi ragazzo, sono stato mandato a cercare qualcuno e penso che tu che sia tu, cioè colui che stiamo che sta cercando. Dice che questa porta che su cui sono seduto è più un portale che ci porterà in un posto dove qualcuno ha bisogno del nostro aiuto. Ovviamente ci invita a passare, non ci può obbligare, però dice: sbrigati, perché altrimenti il mio cervello annebbiato da questa parte ne potrebbe risentire. Però ci avverte che questo potrebbe essere un viaggio di sola andata e potrebbe essere un viaggio pericoloso. Sei pronto per l'avventura? Che vuoi fare? Gli dici di no? Sei qua apposta, nel senso. E veniamo catapultati in questa sorta di altro mondo, mentre il nostro cellulare va a morire, a quanto pare, di batteria scarica. Ok, e siamo dall'altra parte, ragazzacci. Allora, intanto direi di partire esplorando un po' la zona. Questi sono cose da raccogliere, ci sarà del farming, immagino. Sì, salve, vorrei, grazie, permesso. Qui è da dove siamo arrivati, diciamo. Questa è la porticina, però il passaggio per tornare indietro attualmente non esiste più, non c'è più un passaggio. Quindi non ci resta che andare avanti. Nel frattempo ovviamente io raccatto tutto, perché non si sa mai nella vita, sempre meglio raccattare tutte cose. Qui c'è niente? No, perfetto.
Ci sono strutture strane in giro. C'è una sorta di... non lo saprei definire nebbia, acqua, un qualcosa di brutto, sembrerebbe. E il nostro corvo ci dice cose. Fondamentalmente ci ringrazia per aver attraversato, dice che la sua testa si stava annebbiando e odia quando succede. Non era sicuro e dice che erano a corto di rifornimenti in questi giorni. Benvenuti ad Hollow. Ci sono stati giorni migliori, secondo lui. Ci invita a seguirlo e piano piano ci spiegherà le cose. Ovviamente questa è una parte di tutorial, ragazzi. Ci dice shift per sprintare, poi possiamo saltare, possiamo fare cose. E space to jump. Ok, e qui c'è un cartello. Su richiesta di un vecchio amico, qualche volta la via di ritorno, non l'ho capita bene questa parte. Insomma, ci invita a leggere per ulteriori chiarimenti. Questa nota parla, è rivolta al corvo e ci dice praticamente, sa come aiutare Drake, cerca qualcuno, un guerriero forte di anima e corpo, sensibile agli animali e quant'altro, insomma, un po' di discorsi così molto vaghi. Vabbè, insomma, sto corvo è soddisfatto del suo operato, dice la sepia era sottile e ha il potere di parlare agli animali, dice un affare del genere e quant'altro, insomma, un po' di discorsi di trama, interessante, ma fino a un certo punto. Comunque andiamo avanti e arriviamo qua, dove come potete ben vedere c'è una zona un po' strange, dove fondamentalmente ci sono questi rampicanti rossi, ok, che a quanto pare bloccano il passaggio. Parliamo con il nostro amico Corvo. Qui ci prende un pochettino in giro, dice: ora che abbiamo fatto un'escursione alla natura, è l'ora di mettersi al lavoro. Ho capito, te, figlio mio, dammi tempo di ambientarmi, nel senso. A quanto pare ha una piccola teoria su di noi e la vorrebbe testare. Vediamo un po' di che si tratta. E dice: vedete quella piccola pila di cristalli laggiù? Avvicinati e sintonizzati con di lui. Con loro, vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Ok, avviciniamoci a questi cristallini. Ok, e che starà succedendo? Ne prende uno, lo guarda, lo spizza, s'attuna e succedono cose. Ok. E sono comparsi sti cosetti. Questa è la cosa bellissima di questo gioco. C'è sti osettini che fanno cose. Tieni, ti do un bastone. Aiutami. Va bene. Premi 1 per equipare e... dove sono le bestie infami? Eccole. Allora, da quello che ho capito, c'è questo mondo, diciamo, che è assediato da queste bestie, da qui... Aia, mi fai male. E fondamentalmente è tutta una lotta fra la luce e le tenebre, qui parliamoci chiaro. C'è questo corvo velenoso che ci dà comandi a destra e a manca, ci dice fai cose, fai qui, fai là. Vabbè, noi fondamentalmente siamo qui per ascoltare il signor corvo che c'ha una bussola attaccata al collo, poi mi deve spiegare perché, e stiamo a vedere che ci dice. Allora, a quanto pare quei cosetti si chiamano Drake e i nemici si chiamano Feral.
Drake sono compagni, anime gentili, ok. Vabbè, un monte di discorsi, ragazzacci, parliamoci chiaro. Non è quello che ci interessa fondamentalmente. Fondamentalmente è quello che ci interessa andare avanti. Ci dice di prendere dell'amber, cioè dell'assi di legno, e costruire un calderone. E usare delle glowstone shard per farlo partire. Ci regala un in save, ok, e ci dà cose, ok, e qui inizia fondamentalmente quello che è la nostra avventura. Ora ho un inventario, ci abbiamo questo che è il nostro bastone, ok. Ora, fondamentalmente, ragazzacci, quello che vorrei fare quest'oggi, in questo episodio introduttivo, a parte raccattare risorse e quant'altro, esplorare un pochettino il gioco e vedere cosa si adatta. Ora, ci dice di prendere dell'amber, delle tavole, quindi abbattiamo gli alberi per le tavole, ovviamente. Ok, qui ce n'è un'altra. E ne abbiamo bisogno di 5. Ok, la cosa che mi incuriosisce è: questi alberi torneranno o no? E soprattutto questo qui grosso, lo posso tirare giù? Perfetto. Però mi dà sempre la solita roba di... la solita quantità di lambe. Ok, ora dobbiamo costruire un calderone. Ah, ok, ci parla dei charms. I charms credo di aver capito che siano una sorta di moneta magica necessaria per costruire, fare cose nel campo. Li possiamo collezionare dai Drake parlandoci. Se i Drake sono contenti producono più charm. Ok, dobbiamo fare sto calderone. Dove lo facciamo? Lo facciamo qui? Sì, perché no? Ok, piazza calderone, ecco, è bellissimo sto coso. Allora lui arriva tutto curioso, vede che c'è il calderone. Faccio cose, guarda, lo costruisce lui. È come se noi ordinassimo la costruzione di questi osi e lui poi torna. Ok. Adesso torniamo dal nostro caro amico Corvo. Ci dice buon lavoro, ottimo lavoro. Dobbiamo usare ovviamente il calderone. Ci dice di trovare dei juice box, dei succhi di frutta e dei benaberry. E riportarli al calderone. Ok. Quindi dobbiamo esplorare. Allora, facciamoci un giretto, ragazzacci. Perché questo è un po' il bello di questo gioco, secondo me, a parte tutto il resto. Allora, qua abbiamo, sembrerebbe un piccione con una cassa e un carrello con un box vicino a un cesso. Sembra il bagno di Shrek. Praticamente è un venditore. La moneta di scambio credo che siano questi cosi qui, che sono dei cucchiai. E possiamo prendere diverse cosettine, tra l'altro anche dei juice box. Ma attualmente non abbiamo moneta di scambio. Possiamo però magari vendere delle cose. Non ci interessa attualmente, però vorrei fare un giro di ispezione del coso. Allora, questo... rompendolo mi dà le cose, perfetto. Qua d'intorno ci sono questi qui che comunque sia fanno comodo, li prendiamo. Giusto per la cronaca, se entriamo qua dentro abbiamo tipo 5-6 secondi prima di morire male, quindi occhio a entrare nell'acqua brutta e schifosa. Qua d'intorno, a parte un po' di robetta da raccattare, non credo ci sia altro. Appunto, questo qui dovrebbe essere solo un isolotto per il piccione venditore. Però qua d'intorno molto probabilmente qualcos'altro possiamo trovare, tipo questo qua è un cestino dei rifiuti.
che c'è dentro? C'è un bestio. Il bestio è brutto e cattivo, quindi deve morire male. E funziona così. Più avanti ci abbiamo altro qua d'intorno, sempre questi qui da raccattare, che non so se respawnano oppure cosa, però vabbè, noi li prendiamo, male non fanno, nel senso, ben vengano. A sto punto direi di esplorare le zone limitrofe. Ci abbiamo anche una mappa, questa diciamo è la zona che possiamo esplorare, il campo che ci abbiamo d'intorno, e poi c'è tanta altra roba, ma ancora non la possiamo raggiungere, quindi vediamo di esplorare queste zone qui. Qui ci abbiamo un altro po' di queste piantine qui da prendere. Qua ci avevo visto, ok, qui c'è una macchina mezza distrutta che ci droppa cose. Questi sembrerebbero proiettili, un filo che non so cosa farci, però noi prendiamo tutto, i cristallini che sicuramente ci serviranno e un mucchio di spazzatura. Va bene, sopra l'isola sembra esserci una costruzione. Questi sono cosi nuovi, ok, li prendiamo. Qui ci sono degli altri cristalli, prendiamo pure questi, perfetto. Nella nave, nella macchina c'è il juice box, perfetto, ne abbiamo già due, eccellente. Qua dentro abbiamo un'altra macchina con del juice box. Abbiamo anche completato la missione, però a noi ci interessa il giusto, perché preferisco andare all'esplorazione quest'oggi. Vorrei cercare di capire insieme a voi di che si tratta, anche perché ci sono diverse cose interessanti. Ho visto robe, l'avevo visto con la coda dell'occhio. Mi scusi, lei si nasconde, non va bene, venga su con noi. Come ci torno su? Non voglio cadere di sotto. Vabbè, cadiamo di sotto. Vuole andare su quell'altra collina qui, perché c'era una casetta. E si passa di qua. Che tra l'altro c'è pure questo che è nuovo. Ok, c'è una macchina. Perfetto, che c'è ancora juice box. Interessante. Allora, qui abbiamo cose e drop vari. Nella casetta c'è qualcosa di interessante. Allora, c'è una nota che fondamentalmente sono discorsi e non ci interessa anche che. Quindi, di qua niente, qui nulla. Questa un po' mezza abbandonata e mezza distrutta. Non è che ci sia grandi cosette, a quanto pare. Invece qua da quest'altro lato c'è una cassa, ok, che ci abbiamo ancora del juice, delle stringhe di scarpe, robe. Noi prendiamo 10 cucchiaini, ok. Qui c'è un altro boxettino, robe, solva, no, noi prendiamo tutto, tranquillo. Al piano di sopra invece, questa sembra una camera da letto molto messa male. Qui c'è un ponticello, ok, qui c'è nulla, no, qua, si passa, perfetto, permesso. Permesso, salve, molto cortese, lei c'ha robe per me, anche lei c'ha robe per me, interessante. Per il resto sembra non esserci nulla di particolarmente interessante, quindi continuiamo a gironzolare. Questa però non la lascio lì, me la porto via. Per il resto, facciamo un giro, vediamo un po'. Allora, cambio di isola, e salve, lei non è ben accetto da queste parti. Ok,
È interessante come a volte trovi le bestie immonde, a volte no. Ok, no, no, ci sta, ci sta. Questi ce li portiamo a casa. Dalla parte di qua invece abbiamo un altro ponticello che ci dovrebbe portare a quella casa là che avevamo già esplorato. Ok. Qui invece abbiamo della spazzatura, che ci sono delle frecce e una macchina abbandonata con robe, ma niente di particolarmente interessante. Vediamo un po' nella spazzatura qui. Ok, niente. Ok. Sento gente grugnire. Te, come ti permetti di darmi delle botte? Mi hai fatto anche particolarmente male. Accidenti a te. Ok, più o meno credo di aver esplorato un pochettino tutta quanta la zona limitrofa. Non ci dovrebbe essere rimasto altro per ora. E l'unica cosa che ci rimane da fare è completare la missione, ovvero andare qui al calderone e buttarci dentro la roba che abbiamo trovato. Ora che l'abbiamo riempito, i nostri amichetti... vedi? Ok, abbiamo sbloccato due di questi cosi. Interessante! Ok, nella sezione camp abbiamo i nostri due Drake. Allora, quello viola... a quanto pare ci dà il 20% di trovare item extra nei loot. Ok, invece quello verde ci dà un buff per l'abbattimento di alberi. Interessante. C'è lo status del campo e l'albero delle tecnologie. C'è veramente tanta robettina al fuoco qui, ragazzacci. È interessante, interessante. In più, tra i log, help messa i charm, la cosa che avevamo visto prima, che l'avevo, se non sbaglio, eccoli qua. Loro. Questi cosi, interagendo con i piccoletti, vedete? Ci danno 14 charm e ci ristora. E ovviamente parlandoci, possiamo ottenere un buff. Ok. Dobbiamo andare a parlare con il nostro amico Corvo. Però, ragazzacci, direi che per oggi ci possiamo salutare qui. Questo è Dracolo. A me mi sta intrippando. C'è ancora da capire per bene quali sono le meccaniche, dove vuole andare a parare il gioco, però da quello che ho visto dai trailer dobbiamo poter costruire cose, fare robe. Sembrerebbe interessante. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate, soprattutto lasciate un like se vi farebbe piacere che continuassi a portare altri video su Dracolo. Detto ciò, ragazzacci, ovviamente come sempre, se vi è piaciuto il video, non vi ricordate di lasciare un like, un commento, condividete il video, se vi è piaciuto, trovate in descrizione, se avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Dan bacio! Triggerato bene da questo nuovo gioco, un saluto, un abbraccio, alla prossima gente, ciao ciao!